un po' sbasso. Però Girazzi col semicancio vecchia scuola, i primi due punti sono tutti. Tacco della Vis, Bacula, finta. Prova ad andare dentro, prova il tiro. Primi due punti anche per la Vis. Mette pressione, molto abile anche in questo. Giocatore eletto, miglior giocatore catanese della passata stagione dal sito basketcatanese.it. Nel frattempo periodo. Signorino prova ad andare dentro senza paura contro i 2-12 di Markovic, non segna. Albo dalla spazzatura. Markovic finta, doppia finta, ancora un semigancio, non va, la recupera Paolo Albo che parte addirittura in palleggio cost to cost e Paolo Albo, siamo! Con una storia molto molto intrigante che racconteremo durante questa telecronaca, va fino a dentro Sergio Rupil con Warwick, contropiede velocissimo, ancora con Rupil, segna, subisce il fallo, è il vantaggio per la formazione di Forioka, adesso con maestria Rolfi, adesso c'è Guzzon, il tiratore da tre, che passa la palla in mischia per Sergio Rubel, che tira e sbaglia, ma i 2-12 di Markovic si fanno ampiamente, perché non venga schierato Marco Bacula, lo chiederò sicuramente a che cosa Arrigo strada facendo, bellissimo il movimento, Albo non va, rimbalzo ancora per Callara, può spingere con Di Napoli, contro attacco Forio, c'è il fallo di Adama Ba, c'è il canestro, posto è Paolo Albo, Paolo Albo se lo gioca, prova andare su Paolo, realizza Paolo Albo, canestro, scarico per l'arresto e tiro che si concreti in termini di energia la formazione di Reggio Calabria. Coach D'Arrigo sicuramente ne saprà più di me, anche perché gli allenamenti non sono stati tantissimi, complice la pandemia. Kevin Pandolfi segna, subisce il fallo, si sblocca Reggio Calabria finalmente. Passa la palla a Markovic, Markovic, semigancio, cara, al termine del secondo periodo, Marco Bacula, elegante in palleggio, prova la bomba anche lui dalla stessa posizione. Orfana, dicevamo, di Domenico Latella. Orsini in palleggio, prova ad andare dentro, morsa Bianco Amaranto, nel passaggio riesce, anche i parte, attacco della Vis, 23-30, Bacula ancora da 3, ancora da 3! Bomba, bellissimo il gesto, Paolo Albo ci prende gusto con i passaggi in verticale, passa la palla a Warwick. Ora per Marco Bacula, slalom fino a dentro, fino in fondo, segna e subisce il fallo. È rientrato dopo l'esperienza a Ragusa, ha giocato anche in Campania Marco. Ottima difesa nel frattempo proprio di Bacula, che è scatenato, la prende Warwick, Pandolfi vola! Da Marco Bacula, che è velocissimo, è scatenato per la cappa di Pandolfi, realizza! Finissima la sfida, si può ripartire. Fabio Fazzari per Paolo Albo, 2 minuti e 7 da giocare. Albo come una libellula, Paolone, un suo tempo, passaggio per Markovic, slalom, realizza altri due punti. Pena, torna indietro, sembrerebbe una rover, macchina inglese di vecchia scuola. Secondi a giocare, blocco di Albo, Warwick, tanti palleggi per lui, Pandolfi da tre, recupera Callara in contropiede, arresto, tiro, puliti palli. Nel frattempo rimessa di impatto, ancora una Simone Orsini, palla in posto per Markovic in allontanamento, ma Warwick partenza incrociata fino a dentro, fino in fondo, sbaglia, stoppato da Markovic, semigancio, lo realizza, vuota di tiro, palla in posto per Paolo Albo, partenza incrociata, va fino a dentro, stoppatone Sergio Rupil, prova ad andare dentro fino in fondo, elegantissimo, ma rimane a terra Marco Bacula, speriamo non sia nulla di grave. Nel frattempo Paolo Orsini va dentro fino in fondo, realizza un super cane per Paolo Albo contro Markovic, bravissimo Albo per Signorino, torna indietro per Fazzari, la bomba se la prende con coraggio sul ferro, svetta il rimbalzone di Marco Bacula. Rupil ripartiti, ultimi 3 minuti e 40 a giocare, palla bellissima e poi pacca sulla testa Paolo Albo, che sta dando tantissimo a questa sfida. Orsini vola sulla testa di Ba, ora il vantaggio, alto basso nel frattempo, Ba vola a canestro, realizza e subisce anche il fallo. Scusa, c'è un contatto con Di Napoli, capisce tutto Orsini, di gran carriera, si invola in contropiede, passaggio per Sergio Rupil, c'è Markovic, c'è Forio, cade del terra Ba, un contropiede velocissimo per Sergio Rupil, non c'è tempo, anche perché la Vis prova a contrattaccare con la bomba di Fazzari, chirurgico Fabio Fazzari, con inizio quarto periodo, Marco Bacula, alto basso con Paolo Albo, prova a girarsi come prima, più di prima, attacca la formazione di Forio, Markovic nel traffico per Di Napoli, fino a detto fino in fondo, scarico intelligente per Guzzoni, le squadre di Checco d'Arrigo
sanno come accendersi, però al momento è l'inerzia qui a giocare al termine della sfida. La Vis sembra alle corde, vediamo se è vero. Warwick bellissimo. Recuperare per la Vis, 5 minuti per terminare il match. Warwick da 3, Warwick da 3! 4 che può rivestire tantissimi ruoli del campo, il duttile classe 2002 della Vis. Warwick si prende l'appalto! Tingham 73-76 fino in fondo! Attacca fuori io, Sergio Rupil. Passa la palla Orsini da 3. Contro risposta del...